Bentrovati amici, bentrovati, siamo su 01 TV, la TV dei grandi eventi. Io sono Manuela Trimarchi e siamo nel bellissimo programma che è Il Bello delle Donne, dove una donna, cioè io, intervisto altre donne. Questa sera ho il piacere di avere qui con me Melina Patanè. Ciao Melina! Ciao Manuela! Melina, come ti posso definire? Tu sei esattamente una psichiatra. Sì, sono un medico specializzato in psichiatria e abilitata all'esercizio della professione psicoterapeutica, perché ho fatto 4 anni di psicoanalisi didattica, cioè mi sono sottoposta io personalmente alla psicoanalisi. Ah, funziona per 4 anni, quindi sì. Cioè devi fare per tu prima. Esatto, per imparare, diciamo, oltre che tirare fuori tutte eventuali turbe psichiche, certo, personali, perché? Per imparare appunto la tecnica per fare questo lavoro. Io faccio psicoterapia di tipo analitico. Molto molto interessante, ora esamineremo punto a punto la tua vita, no, però diciamo che faremo un viaggio in quello che è la tua vita, sì, naturalmente tutto quello che ci vorrà raccontare noi ne faremo tesoro. Grazie. Ascoltami Melina, io dico sempre alle mie ospiti, io vi presento così, dico soltanto Melina Patanè, psichiatra, tu come ti presenteresti? Melina. Chi è per te Melina Patanè? Melina Patanè. Semplicemente così? Semplicemente Melina Patanè. Melina Patanè. Diceva una volta Coco Chanel, che era proprio, sì, l'emblema dell'eleganza, che la semplicità è la vera eleganza. Quindi io sono una persona molto semplice, e molto diretta, molto spontanea e di conseguenza Melina Patanè va bene così. Melina Patanè, benissimo. Allora Melina, anche tu, come le nostre ospiti precedenti, ci hai regalato qualche immagine, sì, a te cara. Sì, sì. Cominciamo con la prima immagine regia, che è veramente bella. E ora la commentiamo con Melina stessa, vai. Adesso arriva, eccola. Una coppia meravigliosa. Sono bellissimi, vero? Oggettivamente sì. Sono bellissimi. Mio papà Giuseppe Patanè, appuntato Patanè, che tutti penso, alcuni anziani penso ancora si ricorderanno, e mia mamma Zina Vasta. È una bellissima coppia, molto innamorata, 6 anni di fidanzamento, può essere il 1° settembre, non ti dico l'anno perché sennò poi si scopre quanti anni hai. No, non lo vogliamo dire, non lo vogliamo sapere. Melina, ma loro sono di Santa Teresa? Oppure? No, mio papà era di Calatabbiano e mia mamma era di Piedimonte Etneo. La loro è stato un amore a prima vista, un colpo di fulmine, una storia veramente molto bella che forse qualche volta scriverò per raccontare che cos'è l'amore. Bene. Purtroppo il loro amore non è durato molto perché mio papà, poverino, a 52 anni è andato via e quindi giovanissimo, molto giovane. Però questo è l'inizio della mia esistenza. Esatto, tutto parte da qua. Tutto parte da qua. E dimmi, come sei stata come figlia? Secondo allora, te, com'è come figlia? Era una figlia abbastanza tranquilla con punti di ribellione. Nel senso, sono stata sempre una femminista ante littera, ma non femminista di quelle là sfegatate? No, nella maniera più assoluta. Cioè, nel senso, una il persona, giusto. Una persona si chiama femminista, però adesso definisco qual è. Vai, secondo infatti il mio concetto. Io sono una persona che ha sempre rispettato i diritti di tutti. Sì. Quindi non faccio discriminazione maschio-femmina, dico semplicemente che faccio parte di una realtà umana in cui siamo divisi sessualmente maschi e femmine, ma dal punto di vista umano siamo ugualmente con uguali diritti e uguali doveri. Quindi sono stata sempre una persona che mi sono, diciamo, portata avanti i miei doveri, ma mi sono anche cercata i miei i diritti. I tuoi diritti. Assolutamente sì. Mio padre ne sa qualcosa. Pensa che a 14 anni ci fece un sciopero contro le forze armate. Ah, mio padre ha puntato dei carabinieri. Perfetto, quindi tuo padre è proprio felicissimo di questo. Comunque dai. Vabbè, no, però ci sta comunque, molto, avevi le tue idee. Sì, no, sono stata molto, diciamo, quando ho dovuto fare i sacrifici, perché in famiglia c'era un solo stipendio, li ho saputi fare, sono stata premiata da mio padre per queste caratteristiche e ancora questa cosa mi commuove e quindi sono stata una figlia che sicuramente credo che abbia dato soddisfazione. Una brava figlia. Sì, sicuramente sì, non voglio vantarmi, ma ho dato soddisfazione a scuola. E che scuola hai fatto? Ho fatto il liceo classico. Liceo classico. E poi mi sono iscritta. E poi come mai psichiatria? Allora, non è da tutti, eh? La psichiatria io l'ho scelta a 13 anni. Allora, quindi giovanissima. Abitavo all'angolo Sparagonà. Sì. E c'era quel famoso balcone a giro, no? E qui quindi, a Santa Teresa, perché alcuni che ci seguiranno non sono adesso non è, Santa praticamente per dare un
una locazione di fronte al barbiere Costa, sì, e sopra il biliardo, dove, sì, c'è la sala di biliardo, proprio lì. Quella, sono arrivata a Santa Teresa che avevo 4 anni. Piccolino. E ci sono stata in quella casa fino a 19 anni. Poi ci siamo trasferiti vicino, cioè, scusami, accanto... prima stavi a Piedimonte, no, Piedimonte era tua mamma. Mia mamma. Prima dove stavate? Allora, io sono nata a Merito Porto Salvo, perché mia madre e mio padre erano lì, diciamo, mio papà, essendo a distanza là come carabiniere, come appuntato, e sono trovata di passaggio e sono nata là. Sei nata là, perfetto. Sono calabrese di nascita. Di nascita. Di nascita calabrese. Però... diciamo che questa è stata una mia, la mia nascita è stata abbastanza travagliata, nel senso che a 55 giorni sono stata prelevata dalle braccia di mia madre, perché mia mamma dopo la mia nascita ha avuto delle grosse ripercussioni per anni e anni, perché io ho avuto la modica, come si chiama, di nascere 6 kg e mezzo. Mamma mia, poverina, povera, poverina, povera, sì, mamma. Esatto, povera mamma. Ne sappiamo qualcosa. Quindi questo, quindi, fatto l'ha un po' destabilizzata, certo, per cui è stata molto 6 mesi in ospedale, è stata ha rischiato male, la vita, insomma, un sacco di cose. Mm. Quindi poi non era in grado di potermi gestire. Di conseguenza, a 55 giorni ho fatto la prima traversata dello stretto. E poi sono stata cresciuta meravigliosamente, intanto da una mia madrina, perché mia nonna doveva accudire mia madre, la mia madrina Ignazia, che è la mia terza mamma, perché la prima era mia madre, poi la seconda era mia nonna e lei la terza mamma, che adoro assolutamente. E quindi sono stata cresciuta da loro per un paio di mesi, e, diciamo, fino allo svezzamento. Poi mia nonna è riuscita a tornare e mi ha cresciuta mia nonna fino a un anno e mezzo. A un anno e mezzo mi hanno riportato dalla in Calabria, tua mamma, esatto, finalmente, che si è ripresa per fortuna, e quindi sei ritornata da lei. Sono andata lì in Calabria, sono stata a Montebello Ionico, poi a 3 anni siamo stati un anno a Spezzano Albanese e a 4 anni sono venuta a Santa Teresa. Finalmente. Quindi sono Santa Teresina d'adozione a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Quindi stavi lì e poi mi stavi raccontando di questa tua passione che è nata per la psichiatria. Allora, stavo dicendo che... dopo aver studiato mi sono affacciata al balcone. Ora, in quei periodi, in quel periodo in cui ero ragazzina, c'era un personaggio nella traversa di Sparagonà, un giovane uomo che purtroppo aveva l'epilessia. Sì. A quei tempi l'epilessia non era sicuramente curata come adesso, no? Certo. Quindi era già una cosa abbastanza invalidante. Ed era ovviamente una personalità un pochino particolare, un po'... scherzava con tutti, però un gran cuore, un bravo figliolo. Era un ragazzo giovane, aveva intorno a 35 anni, 38 anni. Giovane, quindi. Una di queste sere mi sono trovata appunto affacciata e lui ha avuto una crisi di grande male. Quindi tu hai assistito? Ho assistito dal balcone a questa crisi di grande male. Tutti i ragazzi là che magari prima lo scherzavano, che facevano canta sta canzone, canta sta. Certo. E poi si sono tutti, diciamo, hanno accorso per sostenere, per cercare di dargli una mano, logicamente, dargli aiuto. E io, guardando questa scena, ho pensato, me lo ricordo come se fosse ora, ho detto: tu guarda questo povero Caruso, che è una persona sana fisicamente, sì, avrebbe potuto avere la sua vita felice. E purtroppo per questa malattia non ha un riscontro sociale, non ha un riscontro personale, non ha una felicità sua. Al che ho detto a me stessa: io so cosa voglio fare da grande. Voglio fare qualcosa che mi aiuti a curare queste persone. Ad aiutarle. Allora io, francamente, volevo fare la ricerca. Sì. Non mi è stato possibile perché con la morte di mio padre al primo anno d'università un po' le cose non sono andate per come dovevano, certo, andare. Un po' la vita si è destabilizzata, quindi, logicamente, abbastanza, in famiglia. Perché sono figlia unica, mia mamma figlia unica, siamo, certo, rimaste assolutamente da sole. Siete rimaste voi due da sole, giovanissime, abbiamo detto. Mia mamma, sì, mia mamma è giovanissima. Quindi... E allora, questa è stata la cosa, sono entrata. Però non tutti a casa, i mali vengono per nuocere, perché sei, allora, una grande professionista, io lo in casa, so. Quella sai, gli ho detto io, c'era mia mamma e mio papà, io so che devo farlo da grande. E che fai? Così proprio? Sì, la neuropsichiatra, perché allora neuropsichiatria, cioè la neuropsichiatria poi è stata divisa, no? In neurologia e psichiatria. Mio padre mi fa: ma guido? Sì, sì, sì. Ma non era convinto.
perché ovviamente i tempi non erano era anche diversi, assolutamente c'era sì. Un'idea della psichiatria abbastanza sì, non come adesso, nella insomma. Maniera più assoluta. E quindi sei, e quindi hai scelto così giovane, sì, e comunque confermato, insomma, questo è quello che fai nella vita, tra anche altre cose ora vedremo, ma di lavoro sì, la mia professione è questa, sono libera professionista da quando mi sono laureata e da quando ho preso l'abilitazione, e appunto perché l'ho fatta contemporaneamente alla specializzazione, questa abilitazione per la psicoterapia, e quindi appena ho acquisito la specializzazione sono libera professionista da quella data. E quindi tu riesci nel tuo quotidiano ad aiutare le persone? Spero proprio di come sì. Beh, sì, certo, se no insomma ci provi giustamente, come è giusto che sia. Diciamo che le soddisfazioni sono arrivate, ecco. Sicuramente sì, perché la cosa più importante per quanto mi riguarda è appunto ottenere dei risultati con i miei pazienti, perché bisogna imparare che la vita è un dono prezioso, e certe volte noi, per dare ascolto al nostro ego eccetera eccetera, dimentichiamo questa cosa, sì, che dovrebbe essere la base della vita, esatto, di ognuno di noi. E questa cosa qua invece deve essere osservata in maniera diversa, a parte le patologie che possono esistere, no? Certo. Quindi appunto il lato psichiatrico della mia professione, ma per quanto riguarda il lato psicoterapeutico, certamente molte volte bisogna comprendere che la vita appunto ha un valore, e ognuno di noi deve dare un valore alla propria esistenza. Alla propria vita, esattamente. Quindi bisogna superare un po' i traumi e cose del genere. E questa è una bella storia la tua, anche come se a tratti triste, a tratti però sei una donna affermata. Però c'è un discorso da dire, che il dolore, se tu lo riesci a gestire bene, ecco, ti forma, ti rinforza, ti fa diventare qualcuno, nel senso di centrare su te stessa. Su te sì, ragioniamo sempre su noi stessi. E quindi questo discorso qua ti permette di intanto comprendere il dolore degli altri, certo, che è fondamentale, perché tu non puoi fare la teoria non serve a niente. E poi esatto, la teoria serve per sapere le cose, però dico dal punto di vista pratico, davanti quando ti approcci con una persona certo, hai il suo dolore, che può essere autentico, può essere nevrotico, ma è un dolore da rispettare. Quindi se tu non conosci il dolore non puoi capire, non puoi che cosa c'è, entrare in quella persona, in empatia con quella persona, perché alla base penso del tuo lavoro c'è, cioè, l'empatia, una grande empatia, oltre appunto la conoscenza, diciamo, pratica e quella tecnica, però l'empatia è fondamentale. Benissimo, benissimo, ma tu fai anche altro, vero? Vediamo qualche altra foto. Regia, vediamo qualche altra foto. Ah! Qui quando ero regina. Una giovanissima Melina sposa. Non sono sposa, qua ero a teatro. Ah, eri avevo a teatro? Sì. Io ero convinta che questo fosse una foto del matrimonio. Allora, perdonami. Non è giovanissima, del 2009. No, ma vero? Sì. Ma sei bellissima in questa foto. È ovvio. Ma sei giovane pure ora, quindi una giovanissima. Allora, mi hai proprio ingannato con questa foto, Melina. No, allora, questo qua è... Spiegaci allora, qua allora, dove sei. Allora, stavo facendo... Il teatro è un'altra delle mie passioni, okay, che ho, diciamo, realizzato dal 2006, prima con la compagnia dei Marinodi, di cui sono stata addirittura socia fondatrice, sì, e poi successivamente ho fatto il laboratorio teatrale con Mario Pavone, con Pianto, grandissimo, grandissimo attore, che ha recitato anche con Carmelo Bene, pensa tu, quindi una grandissima personalità che mi ha insegnato tantissimo. E poi ci siamo riuniti con Carlo Barbera alla Bottega, sì, degli Attori, certo, per cui ho fatto con Mario Pavoni in questo laboratorio Giulietta e Veronia Siti, faceva un personaggio, faceva Artemisia, e poi questo è Amleto e i suoi spettri, con la regia appunto di una riduzione di Carlo Barbera dell'Amleto di Shakespeare, con la regia di Mario Pavone. Io facevo la madre di Amleto. La madre di Amleto. E quindi ho dovuto mettere questo abito. Sì, è il mio abito da sposa. Allora, è il tuo abito da sposa? Era il mio abito da sposa. Ah, sì. E l'hai utilizzato a teatro? Assolutamente sì. Poi abbiamo fatto il Berretto a Sonagli, dove facevo Beatrice e Sciuscià, e poi però dal 2012 purtroppo il teatro l'ho dovuto L'hai dovuto lasciare. Bella questa foto, mi hai ingannato comunque. Beh, però qualcosa l'avevo indovinato, che era il tuo abito, sì, da sposa. Sì, il mio abito da sposa è quello, sì. Ai ai, andiamo avanti, vediamone un'altra. Allora, questo fa parte del mio lavoro, tra virgolette, vediamo, di presidente del Caffè Riva d'Arte. Sono insieme al maresciallo Zinna, comandante della stazione dei Carabinieri, e lì abbiamo dietro alle spalle l'immagine del giudice Rosario Livatino, perché nell'ambito dei lavori che facciamo al Caffè Riva d'Arte
Ci spieghi cos'è questo caffè Riva d'Arte? Perché per chi non ha... Allora, non il tutti caffè lo conoscono. Riva d'Arte è nato da tre soci fondatori, che sono io, il mio marito Gabriele Camelia e Antonello Bruno, che è un poeta messinese. E eccoci qua. Eccolo, grande regia che ha messo la foto grazie, perfetta. Bravi, noi siamo questi. Si vede la differenza questi tre? Da Gertrude a ora. Sì, dalla, sì da, è vero. Dai, ok. Quindi allora, diciamo che è un'idea di tutti e tre, allora, avete fondato allora, tutti e tre. Mie, l'idea è tua, allora diciamola per bene. Come si dice, non vi sediate. No, l'idea è tua. L'idea è mia perché nasce da un evento in cui diciamo sono stata invitata per una commemorazione della sorella di una mia figlioccia che è morta in giovanissima età. Quindi i suoi compagni di scuola hanno fatto una commemorazione all'anno della morte e hanno rappresentato chi cantava, chi suonava, chi faceva recita. E io mi sono guardata questi ragazzi e ho detto, ma guarda quanti talenti nascosti. Ci vuole qualcosa, perché a quei tempi, quando ti parlo quando parliamo. Io, assai, è intorno al 1996. Ah, a quei tempi fa. Era tabula rasa tutto, non c'era niente. Comunque, praticamente, cosa è successo? Che mi è venuto a sedere se ci vorrebbe qualcosa per attirare questi ragazzi e farli conoscere, cioè dare loro una vetrina, uno spazio per potersi esprimere, no? Perché la cultura è fondamentale. Questa idea me la sono, diciamo, gestita dentro di me per un po' di tempo. Ho cercato qualche precedente amministrazione di proporla. Di proporla, ma niente, sì, devi trovare, ci vuole il momento giusto, la persona esatto. giusta, allora, tante cose. Nel momento in cui si è realizzato, diciamo, il cambiamento con Cateno De Luca, era assessore Giovanni Bonfiglio, sì? Il nostro carissimo amico Giovanni Bonfiglio. E che io non conoscevo, o perlomeno non mi ricordavo di conoscere perché abitavamo da bambini vicini, però poi ci siamo persi di vista. E una sera sono andata in piazza che c'era una Madonna diciamo di Porto Salvo, che c'era una recita di Carlo qua. Barbera, no. sì. E io ho chiesto, dice, ma chi è stavolta l'assessore alla cultura? Dice, per la serie, magari ci proviamo questa volta. Allora, mi sono avvicinata e ho chiesto, scusi assessore, ci disse. E io avrei una proposta da farle, ci cioè, vorrei fare questo e quest'altro. E lui mi ha dato. Domani mattina venga al municipio. Praticamente siamo entrati che ci davamo in lei questa... e ci siamo dati tu una grandissima amicizia. Mi è piaciuta questa amicizia. Cosa, abbiamo idea. Fatto qualcosa di incredibile insieme, tantissime cose insieme, davvero tantissime cose. Abbiamo portato un sacco di gente, continuiamo a farlo, però in quel periodo proprio è stata una cosa importantissima perché il Caffè d'Arte era, diciamo, l'unico esempio in quel momento. Quindi no? Di quando è nato esattamente? Il 12 ottobre del 2012. Del 2012, quindi 11 anni sì, che sei sì, che sì, esiste il Caffè d'Arte. Sì, assolutamente sì. E quindi il Caffè d'Arte è un approdo a tutte le forme di arte e cultura, dove si possono vedere le persone già affermate, come ad esempio il maestro Catino Scuderi, che è un uomo meraviglioso dal punto di vista umano, ma anche come professionista è un chitarrista classico, allievo di Alirio Diaz, che ha calcato i palcoscenici delle più grandi metropoli mondiali. Tra le altre cose, pensa che per due volte è stato alla Carnegie Hall di New York. Quindi pensa tu che... Il livello. Però siamo affettuosamente amici da sempre e quindi viene e si propone con molta serenità, con molta umiltà. Questa hai visto? È l'ultimo. Ecco, per esempio, questo qui è, la regia ci ha mandato un'altra foto. Esatto, questa è, diciamo, è l'inaugurazione di questo. L'undicesima edizione. Esatto, di questa undicesima edizione. E praticamente ci sono queste personalità, ma ci sono anche i dilettanti, le persone che appunto vogliono esprimersi, vogliono avere un momento per riconoscere, per farsi conoscere, per riconoscere loro stessi la loro arte, il valore della loro arte. E tantissime persone dopo il Caffè d'Arte hanno avuto un grande successo. Bello, personale, come scrittori, come poeti, fotografi, vero? Di tutto, sì. Pittori, lo so, sì. Di tutto, perché sì. Aperta veramente ad ogni forma di arte. Approdo ogni forma di arte e cultura. E cultura. Vediamo qualche altra foto? No, poche ce ne sono. Però aspetta, ce n'era un'altra che mi incuriosì, vediamo se mandano quella. Quella con... Quella che dico io, vediamo. Questa, qua? Questa è di quest'anno, se non sbaglio, di quest'estate. Questa è il mio cuore. Questo è spiegaci. Il mio cuore, vi spiego perché. Veramente l'idea primaria nasce da Gabriele, da mio marito.
Perché abbiamo un lungomare, si chiama Falcone Borsellino. Sì. Allora Gabriele ha detto, ma dico, a tutti i posti fanno un murales. Vero, ha ragione. Diceva, che cazzo, Santa Teresa. Qua da noi non c'è niente, esatto, che... Allora, io parlo anche siciliano, vedi, quindi... Sì, vai, tranquilla. Tranquillamente, perché adoro la nostra lingua. E quindi siamo andati dal sindaco, il quale ovviamente dice, cercate, diciamo, la possibilità. Avevamo cercato dei posti che erano caratterizzati, diciamo, appunto dalla equità, sia dal punto di vista della zona Falcone, sia dal punto di vista della, sì, zona Borsellino, purtroppo... Perché il lungomare è diviso in, esatto, due, per chi non lo sapesse, purtroppo, giustamente. Purtroppo non si è potuto realizzare questa cosa. Allora, una delle mie improvvise idee, ho detto io, ma da scusare, tra me e me, abbiamo il maestro Rinocchino. Sì. Ma perché non gli facciamo fare un monumento al maestro Rinocchino? Telefono a Nino. Nino, sei disponibile a fare? Sì. Lui ha detto subito sì. In immediato. Vado dal sindaco. Sindaco, quello non si può. Possiamo fare questa cosa? Sì. E anche il sindaco dice subito, esattamente, sì. Esattamente. E quindi, eroica. Eroica. E su proposta del Caffè Riva d'Arte. E questa è una cosa che mi commuove, perché ogni volta che passo saluto Giovanni e saluto Paolo come se fossero, sì, amici. Perché effettivamente sono le persone che con il loro sacrificio hanno dato alla Sicilia una onorabilità che, sì, prima non avevamo. E, sì, dovremmo, e, dobbiamo, loro, lo e dovremmo, dobbiamo saperla mantenere. Lo dobbiamo sapere mantenere e dobbiamo ricordarlo a tutti, anche i ragazzi che arrivano dopo di noi. Esattamente. Infatti noi, per quanto riguarda questo discorso, lì poi c'era la fotografia con il maresciallo Zinna della, sì, Spiego. Sì. Quello è il nostro progetto legalità che è arrivato alla nona edizione ed è fatto, l'abbiamo passato, diciamo, un po' tutte le scuole, sia le scuole medie che il liceo, ma ora ci siamo approfonditi soprattutto sulle quinte elementari, perché, sì, abbiamo capito che quello è il momento di transizione di questi ragazzi che quindi cercano, questa è la mia, sono... L'associazione dei carabinieri. L'associazione dei carabinieri, della quale mi pregio e mi onoro di fare parte. Quindi... Ah, fai parte anche dell'associazione dei carabinieri. Sì. E Nina, ma quante cose fai? Abbastanza. Fai ancora tante cose. E senti, nella vita di tutti i giorni, per esempio, come sei? Amiche ne hai? Sì, tantissime, tantissime. Tantissime. E come sei come amica? Come ti reputi? Questo lo dobbiamo chiedere agli altri. Comunque penso di essere una persona abbastanza serena e disponibile. Ci sei, insomma, ci sono, se uno ti chiama quando tu c'è, ci sei, bisogno, ci sono. Ci sei. Non sono una che frequenta molto perché il mio lavoro mi impegna. Sei, però, molto impegnata in effetti, sì, però effettivamente... tra il lavoro, tra le passioni, perché non sono hobby, sono passioni queste, sì, che tu sono hai. Passioni, sì. Ma poi e c'è tanto lavoro dietro. Sono comunque lontane nel tempo, eh? Cioè, no, anche quando il periodo con quando ci siamo fidanzati con Gabriele, noi siamo i fondatori, e siamo stati fondatori, lui, il presidente, sì, e tanti altri amici. E fondatori, tra cui Daniele VII, che era bambino, 7 anni aveva, sì, siamo stati fondatori della Ionio Corse, della prima scuderia della Riviera Ionica. Mamma mia, quindi, quante cose avete fatto! Io ero l'unica ragazza e facevo un po' il factotum, segretaria, presentavo le serate, i campionati sociali, cioè, insomma, siamo stati... Sei sempre stata così tu, Melina, ti ricordo, io di Melina noi ci conosciamo da tantissimo. Lei aveva una suocera speciale che era la mia maestra, sempre, sì, nel mio, sì, cuore, una, sì, maestra di altri tempi. Sì, assolutamente. Adesso non, sì, ce n'è, mi dispiace, ma è così. E lei, mi ricordo che quando organizzavamo i super eventi, perché allora veramente fare una recita a quei tempi non era fare il canto di Natale, no, era studiata in ogni tempo, e veniva questa bellissima ragazza a spiegarci, a ballate così, muovetevi così, insomma, io ho ricordi bellissimi di te. Sì, sì, perché mi faceva piacere poter aiutare mia suocera, che ci teneva tantissimo, ci teneva, sì, a fare tanto bene lei, questo lavoro. Lei ti adorava veramente, ne parlava proprio, io me lo ricordo. Beh, no, non c'è problema, chiamiamo Melina, faceva così. Sì, sì, aveva molta considerazione di me, effettivamente la ricordo e mi manca, e sinceramente sì, mi manca tanto. Anche, sì, tanto. Ci sono quelle persone che lasciano il segno, certo, ci sono, ci sono. Certamente. Melina, tra 10 anni come ti vedi? Spero di esserci, prima di ogni, certo, cosa. Che ci sei, ci sarai. Che prima di ogni cosa spero di esserci. Assolutamente sì, e come ti vedi? Sempre così super impegnata? Con la stessa verve, se non rimbambirisco prima, con la stessa verve e la stessa voglia di esserci, di fare parte di questa vita e di dare la mia personale impronta alla mia esistenza e, se posso, a quella delle persone che mi stanno accanto. Ad aiutare chi, a sostenere, esatto, chi ti sta, sì, accanto. Esattamente. Benissimo, Melina, grazie, perché sei stata preziosa, ci hai raccontato la tua storia, che è fatta di alti e bassi, posso dire che è fatta di, anche forse di molti bassi. Diciamo che però ci siamo stati a pelo raso.
Però l'hai saputa raccontare, insomma, con questo tuo modo di fare, sei una persona brillante, con voglia di vivere. Una delle cose che bisogna imparare nella vita è semplicemente una, è sapersi un attimino prendere un po' in giro, avere molta autoironia e capire che in questa vita la vita è in comodato d'uso, non ci appartiene, noi appartieniamo alla vita e quindi dobbiamo saper cogliere ogni momento, sfruttare ogni al massimo e dare un valore che è un valore anche semplice alle cose che facciamo ogni giorno. Quindi quello che rimane appunto è proprio questo qua, cioè quello che tu lasci nel cuore degli altri, e quando tu lasci qualcosa nel cuore degli altri e credo che tu hai fatto la tua parte. Io spero di poter lasciare qualche cosina nel cuore di qualcuno. Sicuramente, no? E quindi ho fatto la mia parte. Quando non ci sarò più, spero che qualcuno per qualche giorno si ricordi. Si ricordi, di me. Questa è una bella cosa, perché in effetti sì, si vive alla giornata, però è bello anche lasciare un segnale, piccolo o grande che sia, ma le orme, segnale della nostra... Le piccole orme sulla spiaggia, ma non troppo vicino al mare. Le piccole impronte, non troppo lì, se non vengono cancellate subito. Non troppo vicino al mare. Benissimo, io ora chiudo sempre la mia trasmissione con una domanda che voglio girarti. Questa trasmissione si chiama Il bello delle donne. Sì. Io lo dico sempre, lo ridico anche questa volta. L'ho ideata così, raccontando le storie di una donna, in questo caso di Melina, abbiamo avuto altre ospiti, ne avremo tante altre, che raccontano il loro percorso di vita, come proprio l'evoluzione della loro vita, tutto dal punto di vista della famiglia, del lavoro. Ma per te che cos'è il bello delle donne? Essere donna, semplicemente essere donna. È un privilegio, vero? È un aspetto importante. Essere donna significa che tu hai una facoltà importante nella tua esistenza, cioè intanto sei procreatrice, grazie anche alla collaborazione dei maschietti. Certo, ci vogliono. Però ci ovviamente vogliono, ci vogliono. Sei una persona che crea la vita, porta la vita. E portando la vita continui questa vita e quindi devi mettere il meglio di te in questa vita, di conseguenza devi saper gestirti la tua esistenza per dare agli altri che vengono qualcosa che possa migliorare questa società. Quindi il bello delle donne è essere donna, però io voglio sottolineare un discorso. Sì. Tra maschi e femmine non c'è differenza, ognuno di noi ha il proprio ruolo e dobbiamo rispettarci a vicenda, perché il ruolo dell'uno è complementare al ruolo dell'altro. Nessuno è migliore, nessuno è peggiore, è complementare. Se qualcuno lassù ci ha fatto in questo modo, ci sarà un perché, ci sarà un motivo, perché nell'antagonismo non si cresce, nella collaborazione sicuramente sì. Benissimo, Melina, grazie. Grazie, grazie per avermi detto subito di sì. Grazie per averci seguito e ci vediamo presto con Il bello delle donne. Ciao a tutti, grazie.